Il rischio è quello di essere investiti, perché molto spesso il ciclista deve sbandare un pochino per evitare una buca o un avvallamento e si sposta sul lato sinistro della carreggiata, con il rischio che una macchina, essendo stretto a doppio senso, lo investa. Oppure una caduta diretta con una buca che non ha inavvertitamente, cade così senza essere investito da nessuno. Da quanto tempo versa in queste condizioni? Tantissimo tempo. La strada è impraticabile. Lei abita in una via qua, via Cento? Certo, pericolosa in bicicletta, per i motorini e per tutto quanto, è veramente pericolosa. Li avevamo lasciati così i residenti di Via Fanella, che nel mese di luglio avevano richiesto all'amministrazione comunale di Fano soluzioni urgenti per l'incolumità di ciclisti e pedoni. Secondo alcuni, oltre al problema di buche, piccoli avvallamenti e una carreggiata molto stretta, anche a causa dei lavori per l'interquartiere, sarebbe necessaria una rotatoria. Ma ancora oggi la situazione è la stessa. Problemi di viabilità, secondo loro, ci sono anche nella strada che fa angolo con Via Fanella, e cioè via Squarcia. Hanno tentato di fare una pista, una semipista pedonale, con una semplice striscia bianca che vedete, che però non viene rispettata da nessuno. Le cose bisogna farle bene e a regola d'arte, non alla carlona, come qui in questa zona hanno sempre fatto. E allora chiediamo che ci sia il proseguio delle strisce pedonali che vengono da via Roma, una pista ben delimitata con delle zebre che si affianca alla pista ciclabile su via Roma. Questa pista svolta in via Squarcia, protetta da o cordoli o paletti flessibili, perché altrimenti diventa il parcheggio. Vedete adesso la macchina dove si è fermata, e così i pedoni cosa devono fare? Devono scantonare sulla sede stradale, che in curva possono investire. Pedoni ma anche ciclisti che sono costretti a fare degli slalom improvvisi. Esatto. È anche molto pericoloso. Quindi una cosa deve essere fatta, lo spazio bene, lo spazio c'è. Io non mi chiedo perché quella burocrazia del comune di Fano non fa mai niente. È possibile che i politici non riescano a fare qualcosa? Sulla messa in sicurezza di queste due vie se ne discuterà anche in consiglio comunale, grazie ad una mozione presentata dai 5 Stelle. Ma i problemi, che come ci dice il signor Falcioni si potrebbero risolvere con poco, non sono finiti qui. I cassonetti che sono lì, possibile che due cassonetti non riescano a essere spostati di qualche metro? Sia con più misura ridotta, con carrelli, cassonetti piccoli, con carrelli che a mano possono essere trasportati. Una soluzione la devono trovare. Anche qui l'ASET si era detta favorevole per fare questo. Poi, quando si va a vedere, i tecnici dicono è impossibile. Io chiedo questo, che il Consiglio Comunale, che discute questi problemi, si faccia una volta carico ben bene e che sia risolto.